La nascita di una vocazione, il racconto della genesi di un genio. Così si potrebbe definire la mostra I disegni giovanili di Le Corbusier 1902-1916, promossa dalla Fondazione Teatro dell'Architettura con la collaborazione dell'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. Un'ampia rassegna con più di 80 disegni originali che ci racconta ciò che ha determinato la nascita di una vocazione che il giovane Charles-Édouard Jeanneret, il futuro architetto Le Corbusier, pensava all'inizio essere quella di pittore. La mostra è anche un messaggio che l'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana Mendrisio lancia ai suoi studenti e ai giovani in generale. Ai giovani che bisogna esserci, che bisogna viaggiare, che bisogna disegnare, e credere che il periodo della formazione è il periodo in cui la vocazione prende corpo. Le Corbusier ci insegna questo e sono contento che questa mostra sia contemporanea alla riapertura in presenza della scuola, che devo dire è emozionante. Sia avere un Le Corbusier così intimo qua da noi, perché è veramente una mostra di intimità, perché sono disegni fatti per lui, non sono fatti per... ed è questo giovane che cerca di capire da che parte andare. E dall'altra parte con questo giovane riapriamo la scuola. Questo per me è fantastico, commovente. Architetto, qui abbiamo un giovane Le Corbusier ancora indeciso su quale strada prenderà nella sua vita. Sì. E ce lo racconta questa mostra. Beh, Le Corbusier comincia come apprendista alla scuola d'arte di La Chaux-de-Fonds, incontra un maestro che si chiama Le Platonnier, che riconosce il suo talento e lo introduce nel mondo delle arti visive. E io credo che questa formazione di base, questa formazione adolescenziale addirittura, sarà fondamentale per capire che da grande avrebbe dovuto poi occuparsi comunque dell'immagine. E quindi la scelta del pittore, del fotografo o dell'architetto era una forma obbligata di scelta, dove l'immagine comunque resta il leitmotiv centrale della conoscenza e del lavoro futuro. È anche un messaggio che mandate ai vostri studenti? Sì, con i nostri studenti vorremmo che guardino con interesse questi disegni del giovanissimo Le Corbusier, 15-16 anni già alla scuola d'arte, che poi via via matura nei suoi viaggi, e in particolare questo viaggio d'Oriente che lui fa, dove matura la consapevolezza che forse l'architettura è la disciplina più idonea per quello che lui voleva esprimere e del suo modo di pensare la vita. La mostra è aperta da sabato 19 settembre fino a domenica 24 gennaio del prossimo anno.